100 palloncini per ricordare Teodora e Ludovico, madre e figlio uccisi dal marito violento a Carmagnola, città metropolitana di Torino. Tanto dolore e commozione a Rocca Casale, dove è stato indetto il lutto cittadino per l'ultimo simbolico abbraccio di un'intera comunità che è ancora sotto shock per quanto accaduto alla giovane donna di 39 anni e al piccolo Ludovico di appena 5 anni, che sono rientrati nel paese della Valle Peligna per ricevere il simbolico abbraccio di un'intera comunità. Il rito funebre, che si è tenuto in maniera composta, è stato officiato dal vescovo di Sulmona Valva Michele Fusco nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, nel rispetto della normativa anti-Covid. Oggi tutti abbiamo perso un'amica, una sorella, una figlia. Tutta la comunità ha espresso tutto il proprio amore con tutto quello che si sentiva di fare. Penso che avete visto tutti l'affetto che queste comunità danno, i nostri piccoli comuni. Sono delle grandi famiglie. Questo è un dolore che non so come una comunità come la nostra possa superare, una ferita da rimarginare, non lo so. Davvero tanta gente. Sì. Penso che sia normale per una ragazza, quel proprio bimbo che perde la vita in una maniera così tragica e violenta. È la dimostrazione dell'affetto di tutti. Un fatto come questo è veramente, nel mondo in cui viviamo, non dovrebbero più accadere. E hanno lasciato un segno a Carmagnola nei luoghi in cui hanno lavorato, nell'asilo dove Ludovico frequentava, ed era il minimo che si potesse fare, essere presenti qua oggi a portare la testimonianza di quello che Carmagnola vuole continuare a ricordare loro, perché non ha senso nel 2021 che accadano ancora queste cose. E anche lì hanno lanciato, anche a Carmagnola sono stati lanciati i palloncini, si sono ritrovati davanti alla casa dove abitavano, proprio per essere il più vicino possibile in questo dolore di questo paese.